Sarà certamente felice perché mette il punto esclamativo. Quarto gol del Monza. Una partita abbastanza paradossale. Il Monza avanti 2-0. Con l'uomo in più si è fatta rimontare. Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Sono veramente. Sono veramente schifato da tutto ciò. Sono veramente schifato da tutto ciò. Come vinciamo due partite, si torna nella mediocrità. Anche il signor Pioli, dove ok il turnover, ma oggi un po' esagerato, un po' potente, un po' troppo. Squadra sempre sfilacciata. Il Guardiola di Parma è abituato a fare questo. Quando prende un po' meriti da parte dei giornalisti, da parte di qualche mediocre Piolin, subito viene messo alla prova e cade nella prova. Due partite top e poi la mediocrità. Si torna sempre nella mediocrità. Io ve l'ho sempre detto, ragazzi, non voglio essere ripetitivo, la squadra è lo specchio dell'allenatore, tutto qui, non voglio essere ripetitivo, mi sono abbastanza rotto il cazzo, vi ho sempre detto che la squadra deve giocare con i reparti molto, molto stretti, concentrazione, garra, bene sulle marcature, attaccati al culo degli attaccanti, sempre pronti, sempre competenti, cosa che non siamo riusciti a esserlo. E oggi acchiappiamo 4 gol. E oggi perdiamo 4-2. Perché è finita. L'impresa che fin qui era mancata in campionato, la vittoria con le squadre del lato sinistro della classifica. La vittoria contro il Milan al quarto tentativo in Serie A dopo tre sconfitte. Il Monza batte i rossoneri, lo fa con una partita spettacolare. Vinta 4-2. Che dirvi, ragazzi? Non so più veramente cosa dirvi. Io sono deluso. Purtroppo abbiamo una società, una dirigenza veramente vergognosa, pessima, seguita da un allenatore che, come vi ho sempre detto io, ha dei limiti. Ha dei limiti questo allenatore, però tutti che esultano, tutti che festeggiano, tutti che attaccano i Pioli out, rompono i coglioni e poi quando si arriva al momento che dopo due vittorie si torna alla mediocrità, ora si aspetta da parte loro altre due vittorie per tornare a rompere i coglioni. Ma il giochino poi alla fine non è questo, non è chi ha ragione e chi ha torto. Il giochino è tutt'altro. Il giochino è che noi continuiamo a non fare mai una cosa positiva. Oggi vincendo si andava al secondo posto, c'era la possibilità di superare la Juventus e invece no, addirittura prendiamo 4 pere. È vero che abbiamo giocato il secondo tempo in 10 e in 10 dal 2-0 siamo andati sul 2-2, questo è da dire. Poi alla fine abbiamo preso altri due gol, ma la situazione è molto grave, la mentalità, il modo di stare in campo, il Guardiola di Parma è sempre molto ambizioso, presuntuoso, lui pensa che si può giocare sempre all'arrembaggio con 6 o 7 giocatori su, poi si perdono palloni e acchiappiamo rete. Che dire, ragazzi? Che dire? Niente. Vediamo di vincere, di cercare di rifarci subito, perché comunque anche il Bologna dietro e l'Atalanta sono due ottime squadre, stanno facendo risultati importanti, quindi dobbiamo fare attenzione. Oggi usciamo comunque in malo modo, perché comunque prendere 4 gol è pesante e non è bello. Che dire? Auguro a tutti una buona domenica, mi raccomando iscrivetevi al canale, clic, lasciate like e commenti sotto i video, attivate la campanellina se lo ritenete opportuno e sempre forza vecchio cuore rosso-nero nel bene e nel male. Pioli out.